Allora, aspetta che mi sa che abbiamo preso forse qualcosa. Sì, ci è attaccato qualcosa. Ci è attaccato qualcosa di lungo. Eccolo qua, vediamo. Che cos'è questa cosa qua? Cosa c'è? Un cellulare, non ci posso credere, guarda qua. Un telefono. Ciao ragazzi, bentornati in questa nuova avventura di pesca magnetica qua sui laghi del Varesotto. Oggi con il magnete della Magnetar, il nuovo Cube, andiamo a ripescare in questo torrente qua di montagna che era venuto qualche mesetto fa. Ho portato il nuovo magnete della Magnetar, il Cube. Eccolo qua, il Cube, eccolo qua, bello nascosto, bello pulito, i guanti, la corda, e oggi ho portato anche il bel secchio. L'altra volta con 600, questo è il doppio della forza, quindi qualcosa sicuramente troveremo. Guardate come luccica sotto, c'è qualcosa, c'è qualcosa, vediamo. Ferraglia, aspetta che prendo il secchio. Ferraglia, ferraglia, ferro e ferro. Vai. Mi raccomando ragazzi, voi per supportare questo canale iscrivetevi, che non vi costa assolutamente nulla. Lasciate un bellissimo like come supporto e mi raccomando i commenti, che sono molto importanti per il canale. Vediamo, intanto passa l'ambulanza, speriamo che non porti via me. Allora, vediamo. C'è qualcosa, c'è qualcosa. Qua è pieno di schifezze, eh. Vediamo, guardate qua, guardate, 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 guardate qua. Allora, questa sembra tipo la chiave della candela. Ah no, è un tubo, è un tubo, solamente un tubo, niente. Ferro, 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 chiodi. Oh, guardate qua, guardate quanto è vecchia questa esca qua da pescatore. Mamma, questa qua quanti anni che è sotto, guarda qua, guardala qui, si vedono ancora gli occhi di qua, no, di là l'ha perso l'occhio. Bella, guarda qua. Vediamo, ci è attaccato qualcosa, che mi cade. Vediamo. Allora, l'erba la buttiamo dentro. Una vecchia forbice, guarda qua. Una vecchia forbice. Un qualcosa di rotondo. Ferro, ferro e ferro. Proviamo a trascinarlo un po'. Mi sa che c'è qualcosa, sento qualcosa di pesante. Vediamo. Uè, il peso del magnete in sé. No, nulla, questa volta non c'è nulla. Ok, allora proviamo ancora là a sinistra. Qua di pericolosità non ce ne sono, perché di sassi giganti, catene, come è successo nell'ultimo video, non ce ne sono. Lì c'è qualcosa. Ok, proviamo a vedere. Sì, è pieno, è pieno. È pieno di schifezze, guarda qua. Pieno di schifezze. Allora, un sasso magnetico che va dentro. Un tubo. No, è un tondino questo qua. Una placca di un qualcosa. Chiodi, chiodi. Chiodi, chiodi, sempre chiodi. Un sacco di chiodi che non finiscono più. Allora, proviamo ancora di là. Allora, facciamolo saltellare sempre sotto qua. Ho visto un'altra esca, ragazzi. Ho visto un altro artificiale. Ah, tanto non si stacca, va. Vediamo. Ho visto un altro
Sì, eccolo qua, eccolo qua. Aspetta che lo metto di là, eccolo qua, un altro artificiale, dai, 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 guarda qua, eccolo qua. Ah, c'è il suamino sotto, eccolo lì, ecco che bello. E anche lui entra nella mia collezione, mettiamolo lì. Qua invece sicuramente abbiamo un sacco di chiodi. Lì mi sembra, se non mi ricordo male, c'era tipo una fossa dentro lì, eh. Se non mi ricordo male, non mi ricordo se l'ho venuto l'estate scorsa. Allora lì c'è il sasso di prima che si era impigliato. Allora vediamo. Cosa c'è? Un cellulare, non ci posso credere, guarda qua. Un telefono, guarda qua. E un'altra esca, grande, guarda, 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 guarda. Guarda qua, dai, grande, guarda qua. Oh. Cos'è questo qua? Oh? Un telefonino è caduto dentro. Cos'è che c'è scritto su lì? Ah, un Siemens, si vede. ENS, un Siemens, guarda qua. Oh. Ma non ci credo. Ma guarda qua. Oh. Questo è vecchio come il mondo. Guarda qua, Siemens. Poi, vabbè, le alghe niente. Le alghe niente. Ah, qua c'è il filo, ecco qua. Eccolo qua. Filo. Allora, qua ci sono i piombi e c'è questa cosa qua che non mi ricordo più come si chiama. Guardate com'è molle. La mettiamo insieme alle altre queste qua, eh. Dopo le tagliamo, adesso non ho qua il coltellino. Allora ragazzi, mi raccomando, nel frattempo iscrivetevi al mio canale, perché ho visto che molta gente sta guardando i miei video e di questo io ne sono felicissimo, ma non siete iscritti al canale, quindi se li guardate iscrivetevi anche e date un supporto al canale e lasciate anche un bel like. Torniamo a pescare. Il bello poi anche di questo hobby della pesca magnetica, ragazzi, è il pulire i fiumi, i torrenti e i laghi dei vostri paesi e poi di togliere tutti questi fili ed esche che restano sotto nei laghi, che potrebbero fare del male ai pesci, perché ce ne saranno tantissime. Ad esempio in questa zona qui fanno pesca sportiva, quindi chissà quante ce ne saranno sotto. Speriamo di trovarle. Vediamo. Cos'è che ha preso? C'è qualcosa. C'è qualcosa. C'è qualcosa. C'è qualcosa. Questa qua è tipo ciò che resta di qualche arma, sembra. Non ho la più pallida idea. Se sapete voi cos'è questa cosa, fatemelo sapere qua nei commenti. Eccolo qua. Allora proviamo ancora dentro in quella buca e fossa lì. Ho paura a beccare la ringhiera. Vediamo intanto. Che cos'è? C'è qualcosa? Guarda qua. Sembrava un pugnale, oh. Sembrava un pugnale e invece è un cacciavite. Ecco qua. Un cacciavite. Chiodi, 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 come se non ci fosse un domani. Chiodi, 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 chiodi. Posso aprire una ferramenta io. Poi qui magari, ragazzi, prossimamente faremo anche il giro del lago pescando con la calamita, appena mi arriva la nuova bicicletta elettrica facciamo anche il giro, così l'attrezzo per fare pesca magnetica, che è una cosa che ho sempre voluto fare. Vediamo, aspetta che... Ah, che mi è caduta. Vediamo. Guarda qua. Splugen, splugen. Che birracci che bevevano. Dove è andato? Aspetta che ho visto una cosa un po' stramba. Allora, splugen e ci sta. Questo cos'è che è? Che cos'è questo coso qua? Ma è una calamita? Eh sì, oh. È una calamitina, oh. Vabbè, attaccata al mio. È una calamitina, guarda qua, oh.
Com'è possibile? Ah, ragazzi, mi raccomando che sotto qua nella descrizione del video, se volete comprare i magneti della Magatar, trovate il loro link e trovate anche il mio codice sconto che è VTA5. Trovate sia il Cube che l'Arcore che il Terro, trovate tutti i magneti. E trovate anche il link che riporta ad Amazon se volete comprare i magneti su Amazon, perché ci sono tante persone che mi hanno chiesto che vogliono comprarli su Amazon. Lì c'è qualcosa che tira. Vediamo così. Vediamo se vengono su le bolle. Si è sganciato. Cos'è? Aspetta, mi sa che si è sganciato. Oh, arriverà mica il temporale, ci sono i nuvoloni neri. Vediamo. Comunque c'è qualcosa che tira lì. Chiodi, chiodi, chiodi. 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 Dov'è che era? Era forse dove era prima all'inizio? Fai vedere. Lì, così. Fammi provare a vedere. Vediamo. C'è qualcosina, ma è tutta roba. Questa è una monetina, eh. Questa. Oh, lontano dalla ringhiera però. Questa è una monetina. Che cos'è che è? Aspetta, fai vedere. Guarda, però così non ho portato gli occhiali oggi e non la vedo. Eccola qua. Allora, aspetta che mi sa che abbiamo preso forse qualcosa. Sì, sì, ci è attaccato qualcosa. Ci è attaccato qualcosa di lungo. Vediamo. Che cos'è questa cosa qua? Vabbè, questo un tondino con una gomma. E poi questo qua, cos'è? Una canna d'un. È una canna d'un fucile, no? Non lo so, eh. Sai che non ne ho idea? Sai che non ne ho assolutamente idea? Vediamo. Eh sì, lì ci sono i sassi, guarda. C'è attaccato qualcosa. C'è attaccato qualcosa di grosso. C'è attaccato. Che cos'è? Sembra di vedere un qualcosa di quadrato. E la miseria, cos'è che è? Cos'è questo coso qua quadrato? Sarà qualche tabella antica, vecchia. Qua? Guarda, guarda, guarda qua. Eccola qua. Lo sapevo che l'ho trovata. C'è solo un simbolo qua, guarda. Allora, stavamo dicendo che qua c'è attaccata una bella esca. Eccola qua, numero 2. Eccola qua. La mettiamo insieme all'altra, alle altre qua. Eccole qui. E dopo c'è questa cosa qua che c'è su disegnato, non si è sporcata, una farfalla si vede. Vedi? Questa è qualche copertura di qualcosa. Cos'è che c'è scritto qua? Magari è una vecchia cassetta delle poste. Ok, sì, qua c'è su un nome e cognome che blurerò per la privacy. Molto probabilmente è lo sportello di una posta di questo signore qua. Qua c'è su una farfalla, guarda che bella. La vedi la farfalla?
ragazzi, anche per oggi questa battuta di pesca magnetica qua dal laghetto di montagna è terminato. Due monetine, tra cui una è un 5 centesimino di euro e l'altra non lo so, è chiara, secondo me potrebbe essere qualche moneta del ventennio, vediamo un po'. Va bene, io vi saluto e vi ringrazio per aver visto il mio video. Mi raccomando, che se non sei iscritto al mio canale, iscriviti, lasciami un bellissimo like, lascia sotto qua per favore un commento, fammi sapere qualcosa. Noi ci vediamo la prossima volta e se vuoi comprare i magneti della Magnetar trovi tutto qua sotto nella descrizione. Ciao, ti saluto, ci vediamo la prossima volta, ciao! Oh.